Bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Ilary Blasi è stata avvistata in un luogo molto sospetto, che ci ha dato qualche indizio su dove siano finiti i Rolex di Totti. Ilary Blasi è stata avvistata con alcune sue amiche nel centro di Roma, dove hanno pranzato insieme. Il gruppetto si è goduto una tranquilla e serena passeggiata per le viette romane, passando per i luoghi più noti della capitale, tra cui la Fontana di Trevi. Alla fine si sono recate in un ristorante in via dell'Archetto, dove hanno consumato il loro pasto tra risate e confidenze. A destare l'interesse dei fan, e della stampa, è stato però il luogo in cui Ilary e le amiche si sono recate subito dopo il pranzo. Sono infatti state avvistate nella splendida piazza dell'Emporio a Testaccio, più precisamente al Civico 18, dove si troverebbe un noto rivenditore di Rolex. Ilary Blasi, là, probabile, fine hanno fatto i Rolex di Totti. La presenza di Ilary di fronte al noto rivenditore di Rolex di Roma ha fatto sospettare i fan che la showgirl e conduttrice abbia venduto i Rolex di Totti. Un atto che di sicuro, se confermato, manderà l'ex calciatore della Roma su tutte le furie. Di sicuro, infatti, Francesco si sarebbe aspettato di discutere del futuro degli orologi durante gli accordi per la separazione. Nella recente confessione che noi tutti ricordiamo, Totti ha dichiarato che Ilary e suo padre gli avevano rubato la sua preziosissima collezione di Rolex. Aveva poi specificato di averne regalato alcuni alla, quasi, ex moglie, ma ha ammesso che si sarebbe aspettato che lei glieli restituisse. Così non è stato. Ora sembra che Ilary sia intenzionata a sbarazzarsi una volta per tutte di questi ricordi poco piacevoli di quando i due erano felici insieme. Ma quanto valgono questi preziosissimi Rolex? Difficile stimare il prezzo di tutta la collezione. Quel che si sa è che in questi anni abbiamo visto al polso del calciatore un Rolex Daytona Zenith 16520, smarrito nel 2020, che pare abbia un valore di 20.000 euro. In occasione dei 40 anni della Blasi, inoltre, aveva indossato un Daytona 116508 del valore di oltre 30.000 euro. Alla quasi ex moglie, invece, Totti aveva regalato uno Yacht Master in oro rosa del valore di oltre 30.000 euro. Sono seguiti un Daytona in oro giallo dal costo approssimativo di 22.000 euro e un Rolex GMT Master, visto al polso della conduttrice durante l'ultima partita giocata da Totti per la Roma. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate e iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.